Per il prossimo speech abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Giorgio Maone. È un esperto di sicurezza e autore di diversi tool che sono stati integrati poi all'interno di diversi progetti Mozilla. Prego Giorgio. E ci parlerà oggi di uno strumento abbastanza conosciuto, che è il progetto Tor. E nello specifico ci spiegherà e ci illustrerà le implicazioni dell'intelligenza artificiale in questo strumento. Grazie a te. Grazie. Intanto complimenti a chi mi ha preceduto, perché veramente robe italiane meravigliose che stanno venendo fuori. Non vedo l'ora di tornare a casa a smanettare con questa roba. Io mi scuso in anticipo per la scarsa... Questa non è la mia presentazione comunque. Vabbè, mi scuso per la scarsa lucidità, non solo mia a questo punto, ma mi sono svegliato stamattina alle 4 a Gothenburg per venire qui al Linux Day, perché ci tenevo tantissimo, perché non ha detto, sono un socio di Free Circle, quindi ci tenevo tantissimo. Sì, dicevano che... Ho collaborato a vari progetti, in particolare diciamo la mia claim to fame è NoScript, che ho creato, è una estensione per i browser, ormai per tutti i browser, che permette di controllare l'esecuzione di contenuti attivi all'interno delle pagine web, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma ogni volta che apriamo una nuova pagina web una caterva di programmi cercano di girare comunemente girano senza il nostro permesso sul nostro computer. NoScript quello che fa è darti la scelta di cosa gira e cosa non gira. Siccome questa era una cosa molto utile dal punto di vista della sicurezza per chi ha creato prima Tor e poi il Tor browser, che ora vedremo di che cosa si tratta, NoScript almeno da 10 anni è incorporato nel Tor browser. Tor, vedete una cipolla, quando mi hanno detto quale sarebbe stato l'argomento di questo Linux Day, ero un po' in imbarazzo, perché sulle prime non riuscivo a trovare un nesso. Sono andato sulla nostra... Noi siamo tanti vecchi al progetto Tor, ci sono pure tanti giovani, ma noi imponiamo alcuni tool, tra cui IRC. Noi continuiamo a usare IRC, la chat di noi veterani. Sono andato nel canale interno di IRC di Tor a chiedere: ma noi che cosa facciamo con l'intelligenza artificiale? E mi hanno risposto: e che palle, abbiamo appena finito con blockchain, dobbiamo cominciare con l'intelligenza artificiale, perché abbiamo alcuni progetti che hanno a che fare con blockchain. Ma si tratta più che altro di cose che cercano di cavalcare un po' l'hype, vedere come si possono ottenere fondi utilizzando, diciamo, questi le mode del momento. Allora, la percezione tra i vecchi era quella che fosse una moda del momento, ma non è vero, perché io stesso, riflettendoci un attimino, mi sono reso conto che appena 6 mesi fa ho dovuto contrastare un problema di sicurezza sulla rete Tor, anzi in particolare che riguardava tutti i browser, ma era particolarmente interessante per chi utilizza Tor, che sfruttava l'intelligenza artificiale contro gli utenti. E guardando un po' in giro su quelli che sono i nuovi sviluppi di Tor, mi sono reso conto che noi utilizziamo, in realtà, nonostante qualche vecchio dica un hype, che palle l'intelligenza artificiale, la utilizziamo anche in difesa. Quindi mi è venuta questa, diciamo, ho accrocchiato questa cosa sull'intelligenza artificiale usata in attacco e in difesa in Tor. Ma facciamo un passo indietro. Quanti di voi conoscono Tor? Alzate la mano. Oh, che bello. Quanti di voi usano Tor? È un buon numero. Sarebbe bello che lo utilizzassero tutti, perché Tor che cos'è? Tor è The Onion Router, il router a cipolla, o il routing a cipolla, secondo che ci si riferisca alla rete o all'algoritmo, e ha degli scopi precisi. Ora vi spiegherò, durante questo talk, vi spiegherò che cosa c'entrano le cipolle, a cosa serve, cosa difende in particolare Tor, che cosa viene minacciato di queste cose difese da Tor dall'intelligenza artificiale, e cosa invece può fare l'intelligenza artificiale per gli utenti della rete Tor. Allora, cosa c'entrano le cipolle? Questo Onion... c'ha tante cipolle in questa figura. Questo onion si riferisce alle sfoglie. La cipolla come è fatta? È fatta a sfoglie.
E in particolare l'idea dietro Tor, dietro di Onion Router, è che si possa rendere anonimo il traffico internet, in particolare anonimo l'utente della rete internet, facendo transitare tutto il traffico attraverso più nodi e criptando in strati, diversi strati, quanti sono i nodi su cui vogliamo fare transitare il nostro messaggio, il nostro traffico, ognuno di questi strati codificato con una chiave che conosce soltanto uno di questi nodi. Quindi ci sarà un nodo che potrà sfogliare la prima parte, un nodo che potrà sfogliare la seconda, la terza, magari la quarta, la quinta, ma in realtà per motivi di performance nell'implementazione regina, che è proprio Tor di questa rete, se ne usano tre, perché è il minimo per garantire, il miglior compromesso per garantire performance e sicurezza. Quindi tre nodi, uno si chiama guard perché è quello di ingresso nella rete Tor. Guardate, le frecce indicano col colore, il verde il traffico criptato con questo sistema sfoglia, e il rosso quando usciamo sulla rete internet, www, arriviamo sul website. Quindi che cosa succede? Il nostro computer contratta queste chiavi con i tre nodi che trova su una directory, cioè una directory pubblica di nodi Tor, che sono gestiti da volontari che teoricamente non si conoscono tra loro, e quando gestiscono più di un nodo o si conoscono tra loro devono dichiararlo. Perché? Perché l'algoritmo fa in modo che nodi che possono colludere tra loro, che possono avere un rapporto tra loro, non facciano parte dello stesso circuito. Perché se due nodi colludono sullo stesso circuito diventa molto più difficile difendere l'anonimità dell'utente. Quindi che cosa succede? Vengono scelti, usando anche queste proprietà sociali dei nodi, i tre nodi, vengono contrattate le chiavi, viene criptato tutto il messaggio, solitamente con tre strati di encryption basati sulle chiavi di questi tre nodi. Vedremo che c'è un'eccezione, possiamo andare oltre e restare sempre nella rete Tor, ma in generale una volta che si passa dal middle, che non sa niente di noi, perché il primo nodo sa chi siamo, il secondo vede il guard, il terzo e ultimo vede il middle, quindi l'exit node, il nodo da cui usciamo sulla rete internet, non sa niente di noi. L'ultimo nodo quindi toglie l'ultimo strato di encryption ed esce solitamente sulla rete internet. E la freccia è rossa perché in generale, soprattutto quando è iniziato, diciamo, il deployment di questa rete, HTTPS non era così diffuso, diciamo l'encryption sulla rete internet era l'eccezione. Ora fortunatamente è la regola, e posso dire grazie anche a noi, poi vi dirò perché, ma lo lasciamo rosso perché siamo comunque fuori dalla rete Tor, cioè quel traffico lì è osservabile in maniera molto più semplice da chi sta da questa parte. Il website, un eventuale osservatore globale, che può essere un provider, può essere chiunque sta a monte dell'exit node. Il provider dell'exit node, per esempio, può osservare questo traffico. Se non fosse criptato con HTTPS sarebbe praticamente in chiaro. Non solo, ma l'exit node potrebbe anche modificare questo traffico se non fosse a sua volta criptato, ed è un pain point che ci siamo portati finché non siamo riusciti a fare in modo che quasi tutto internet fosse criptato, perché un exit node maligno potrebbe per esempio iniettare codice malvagio nelle pagine che ci vengono servite, perché vedremo questa freccia ha questa direzione, ma al ritorno succede la stessa cosa. Quindi al ritorno viene nuovamente criptato il messaggio tre volte, viene decodificato da noi, perché sapete come funziona internet, richiesta, risposta, e siamo qui. Quindi in entrambe le direzioni succede questo lavoro, quindi l'exit node potrebbe in teoria anche comprometterci se il nostro traffico non è a sua volta criptato con i protocolli normali della rete internet. Un'ultima cosa che può succedere invece è che accediamo direttamente a un Onion Service. Vedete, è uguale più o meno al website, ma c'è una cipolla pure lì. L'Onion Service non è altro che un servizio, generalmente un sito web, ma può essere anche
un programma che gira sulla tua macchina con cui condividi file con altri utenti, può essere un sistema di messaggistica, può essere qualunque servizio che serve il suo traffico direttamente col protocollo di Tor. Quindi nel caso in cui contatto un Onion Service, non esco sulla rete internet normale e questo garantisce anche l'anonimità di chi serve l'Onion Service. Quindi se io ho un sito che può rischiare per esempio di essere censurato perché fornisce informazioni che il governo locale in una certa parte del mondo non gradisce vengano diffuse, in Iran è comunissima questa cosa, come può essere in Cina, allora l'Onion Service può servire in questo caso ad aggirare questo tipo di censura, così come alcuni pluggable transport si chiamano, che invece stanno da questo lato e mascherano ulteriormente il traffico Tor o trasformandolo o usando altri protocolli per diciamo fare tunnel e nasconderlo, può essere usato per aggirare i blocchi di internet. Quindi Tor è uno strumento sia di privacy, anonimato, sia contro la censura. E infatti andiamo a vedere cosa difende Tor. Questo è uno dei nostri motti, l'altro è privacy is a human right. Ma noi riteniamo che i diritti digitali si mappino uno a uno con i diritti reali delle persone. Lo vediamo giorno per giorno, più la tecnologia viene, diventa pervasiva, più viene usata anche per conculcare diritti. Quindi avere la possibilità, per esempio, di essere anonimi su internet a seconda dove sei nel mondo, a seconda quali sono le leggi del tuo paese che possono essere più o meno giuste, è importante per poter, per esempio, esercitare il diritto di espressione, la libertà di coscienza. Quindi difende la mia identità, chi sono, con la privacy e l'anonimato, mi dà diritto di circolazione e di informazione e difende anche il mio diritto di associazione, cioè nasconde, difende con chi sono e cosa dico, e tutti questi diritti li difende attraverso queste sue proprietà, che sono la capacità di resistere alla censura, la capacità di resistere ai blocchi della rete e la capacità di difendere l'anonimato delle persone che lo usano. E allora, se sappiamo cosa stiamo difendendo, capiamo anche quando l'intelligenza artificiale può essere utilizzata contro questa difesa. Avevamo detto difende chi sono, difende il mio anonimato. L'attacco che dicevo non mi ricordavo di avere difeso proprio mesi fa era la de-anonimizzazione mirata attraverso il cosiddetto cache side channel. I side channel in generale sono canali alternativi, canali laterali con cui io posso aggirare uno schermo che è messo tra me e un'informazione. In particolare questo attacco, vediamo se abbiamo pure uno schemino, sì, ok. Che cosa fa? Utilizza le proprietà dell'hardware moderno, che ha tanti livelli di cache, cioè di memoria vicina al processore, per facilitare, per velocizzare le operazioni, perché più vicina è la memoria al processore, più veloci sono le operazioni, perché questi dati non devono viaggiare, non devono, soprattutto non devono concorrere, adesso che abbiamo architetture multiprocessore, non devono concorrere con gli altri processori e quindi creare quella che si chiama contention. Gli algoritmi sono incentivati a utilizzare il più possibile queste cache. Queste cache però, alcune sono locali al processore, altre addirittura, le cosiddette LLC, le cache di ultima istanza, sono comuni a tutti i diversi core o processori in un'architettura multiprocessore, quindi sono risorse condivise. Il fatto che siano risorse condivise permette degli attacchi che si basano sull'osservazione di quello che succede a questa risorsa condivisa da parte delle unità, in questo caso delle CPU, che condividono queste risorse.
In particolare, come funziona questo attacco? Questo attacco fa parte di una classe di attacchi che si chiama cross-site leaks. È la possibilità di capire lo stato di autenticazione, o comunque il rapporto di un utente con un certo sito su cui ha un'identità, su cui banalmente è loggato, osservando delle differenze, per esempio nel tempo di risposta di un certo sito, di una certa risorsa, di una certa immagine, se una certa immagine viene servita o meno. Io potrei essere loggato a Gmail e in quel caso avere il mio avatar visibile su una certa pagina di Gmail. Se ci fosse la possibilità, non c'è più ma c'è stata, se ci fosse la possibilità di creare un elemento immagine HTML che punta a quell'avatar in particolare e controllare se questo viene caricato o meno, io automaticamente so se l'utente è loggato a quell'account di Gmail e so quindi che è il proprietario di quell'account di Gmail. Capite bene che già questa è una de-anonimizzazione. Fortunatamente da qualche anno ci si è resi conto che questo è un grosso problema, quindi sono stati creati web standard nuovi, c'è una maggiore consapevolezza da parte degli sviluppatori web di queste problematiche, quindi questi attacchi banali sono molto più rari. Succedono anche delle cose belle nei browser, per esempio con una certa lentezza su Chrome, ma magari ci si arriva prima su browser che sono meno legati alla pubblicità, i cookie sono adesso partizionati per ciascun sito, quindi io non posso interrogare lo stato di autenticazione di una terza parte dal mio sito, io non posso sul mio sito attaccante cercare di caricare una risorsa da un sito dove suppongo che ci siano dei dati di autenticazione, quindi un cookie di autenticazione, non posso caricare banalmente un file di Google dal mio sito come terza parte, e se lo posso fare è senza cookie. Cioè i cookie sono stati impostati quando ero sul mio sito, perché sono partizionati per top document. Cioè ogni sito, le sue terze parti, hanno i loro cookie. Questo rende anche più difficile tracciare gli utenti su internet ed è il motivo per cui c'è stata anche una certa resistenza da parte di Google a implementare questa caratteristica, che adesso invece in tutti i browser, compreso Chrome, perché nel frattempo Google ha trovato altri modi, sta cercando di spingere per altri standard per tracciare i suoi utenti. Quindi finché è un po' come il gioco dell'automobile elettrica, finché i produttori di petrolio non si convertono a tecnologie verdi, noi dovremmo sempre arrancare dietro. Ma sta succedendo, dobbiamo stare anche attenti a quello che sta succedendo dentro Chrome per rimpiazzare questa possibilità di tracciamento. Allora, quello che stiamo dicendo però è che adesso è molto più difficile usare una tecnica tradizionale come caricare una risorsa e vedere se funziona o meno, se è quella o meno, per capire se un utente è loggato su un altro sito. E viene in aiuto l'intelligenza artificiale e i side channel. Cosa succede? L'attacco è concettualmente abbastanza semplice. Io condivido su un sito social che mi permette di avere delle liste di utenti che possono accedere o non possono accedere a un contenuto, i miei amici o un particolare account. Su YouTube io posso creare delle playlist che sono riservate a determinati utenti, o posso bloccare degli utenti e dire questo video lo vedono tutti tranne quell'utente, perché quell'utente è bloccato. Allora, se io riesco a creare una risorsa di questo tipo, specialmente se è CPU intensive, se è qualcosa che fa lavorare la CPU, come può essere un video, banalmente, quindi YouTube è utile da questo punto di vista, che cosa posso fare? Posso portare la mia vittima su un sito non correlato con YouTube, aprire in un altro tab questa risorsa, che può essere o bloccata solo per lui che ha quell'account Google/YouTube, o che è visibile solo a lui che ha quell'account Google/YouTube, e posso osservare, utilizzando JavaScript, che ha la possibilità di fare delle belle cose tramite i worker, cioè può lanciare dei processi autonomi e misurare quello che succede, per esempio all'occupazione della memoria, cosa c'è o non c'è in memoria,
sparando tantissima roba fino a occupare tutta la cache e poi vedendo che cos'è che non è più nella cache, può osservare quindi quello che succede nella cache e capire, avendo addestrato un modello su quel contenuto che è stato condiviso con l'utente, può capire se l'utente sta visualizzando o non sta visualizzando quel contenuto. È una scelta binaria, a seconda che io l'abbia bloccato soltanto per lui o l'abbia condiviso soltanto per lui, ma comunque so esattamente chi è quella persona, perché se sto cercando di individuare la persona che ha quell'account e riesco a portarlo su questo sito banalmente con un'email oppure addirittura su un sito molto frequentato, potrei mettere questa, tra virgolette, questo attacco che è abbastanza silenzioso e viene completato in 3 secondi, senza che l'utente veda niente, posso stabilire che l'utente è lui. Un esempio che viene fatto dell'utilità di questo attacco può essere nel momento in cui individuo un attivista, una persona che è sgradita a un'agenzia di enforcing della sicurezza e magari l'agenzia ha pagato uno zero day, una vulnerabilità non nota con cui può infettare la macchina e non la vuole bruciare servendola a tutti gli utenti, può fare in modo che questo attacco funga da filtro e serva questo attacco basato su zero day soltanto all'utente a cui è mirata. Per questo parliamo di targeted, perché io devo individuare un account, pseudonimo, quello che sia, della persona che sto cercando di individuare. Ovviamente per un utente Tor questa è una cosa molto grave, perché l'utente Tor utilizza Tor proprio per essere completamente anonimo. Se questa cosa funziona, l'utente non è più anonimo e magari si becca pure il Trojan che continuerà a spiarlo, potrà incriminarlo, potrà raccogliere dati sulla sua attività e tutto il resto. Quindi questo è uno di quei casi in cui il machine learning in particolare, perché che cosa c'entra qua il machine learning? Queste variazioni nella cache possono dipendere dall'architettura particolare della macchina, se stai usando un Mac, se stai usando un PC con Intel o stai usando le nuove CPU M2, dalla configurazione delle cache. Se io addestro un modello a riconoscere queste variazioni e a farsi un'idea, diciamo, fuzzy, che è quello a cui serve fondamentalmente il deep learning, riconoscere pattern. Se io lo addestro su diverse architetture, non devono essere necessariamente tutte, può essere a campione le architetture più diverse e si è arrivati a un'accuratezza attorno all'80% su tutte le architetture testate, dal mobile ai nuovissimi Mac. Come si può contrastare questa cosa? Inizialmente il tentativo naif è stato: mettiamo del rumore, facciamo in modo che ci sia sempre qualcos'altro che gira in background e che utilizza sempre queste risorse condivise, queste cache, e faccia sì che questi tracciati non vengano riconosciuti dal modello come addestrato. Ma si tratta di una cosa naif, perché si è fatto l'esperimento di addestrare il modello in presenza di rumore noto e in presenza di rumore arbitrario. Anche col rumore arbitrario l'accuratezza scendeva attorno al 5%. Quindi la potenza del deep learning era tale che, come succede anche a noi, noi ci rendiamo conto che la nostra vista sta cominciando a scemare molto dopo che abbiamo già perso tante diottrie, perché noi accomodiamo, no? E allora, se io addestro il mio modello in presenza di rumore purché sia, questo modello diventa resiliente a qualsiasi rumore, perché comunque riesce a riconoscere quello che è quella variazione del tracciato dell'utilizzo della cache che mi interessa per individuare l'utente. Allora, come si fa in questo caso a difendersi? In questo caso, brutalmente, non utilizziamo l'intelligenza artificiale per difenderci, ma semplicemente facciamo una cosa molto di basso livello. Se si tratta di una richiesta da un tab all'altro,
che coinvolge due siti di origini diverse e nella destinazione ci sono cookies e c'è una differenza tra la destinazione servita con i cookie e la destinazione servita senza cookie, utente, sei sicuro che vuoi fare questa cosa che potrebbe de-anonimizzarti? E diamo la possibilità, in questo caso, all'utente di fermarsi un attimo e non essere de-anonimizzato. Si tratta di una soluzione, diciamo, a basso contenuto tecnologico, ma perché è molto difficile difendere questo caso. È molto difficile difendere questo caso perché già soltanto l'aggiunta del rumore era un problema di performance, perché significa che devo fare lavorare il processore. Non è efficace questa aggiunta del rumore. Vedremo che forse si potrebbe utilizzare invece, si potrebbe utilizzare le contromisure che invece in effetti stiamo usando contro altre due tipi di vulnerabilità che coinvolgono il machine learning, che sono due vulnerabilità unite sotto la classe dell'analisi del traffico. Website fingerprinting mi permette di capire quali siti sta utilizzando l'utente, anche se il traffico, come abbiamo visto prima, è completamente criptato. E funziona più o meno così. L'avversario deve essere al di qua del nodo di guardia. Osserva il traffico completamente criptato, ma osserva questo traffico e lo confronta con un modello che è stato addestrato su una base di dei più comuni siti o dei siti che vogliamo effettivamente capire se il sito, se l'utente ha visitato, e dalle variazioni, dalle semplici variazioni di volume di traffico per unità di tempo, il modello è in grado, con un'accuratezza veramente impressionante, attorno al 98%, di individuare i siti che vengono visitati soltanto osservando il traffico prima che entri nel guard. Attenzione, ripeto, è traffico completamente criptato, quindi stiamo osservando soltanto le variazioni di volume. Banalmente, la prima difesa che ti viene in mente che cos'è? Rendo il traffico uniforme, cioè aggiungo tanto traffico fake, tanto traffico dummy, quanto me ne serve perché il flusso sia uniforme, non ci siano variazioni nel tempo del volume di traffico. Questa cosa è impraticabile perché la latenza che introduce e l'overhead anche computazionale che introduce non è tollerabile. Allora, sono stati fatti vari tentativi, vabbè, la difesa ne parliamo dopo, ma questo è l'attacco basato su machine learning contro il fatto che tutto il traffico è criptato è per individuare i siti che stai visitando. Oh, velocissimi. L'altro è flow correlation ed è molto simile. È relativamente più facile, ma ha dei requisiti più stringenti. Ricordate che dicevo che i nodi non possono colludere tra loro? Se colludono tra loro, io posso capire, posso correlare il nodo d'ingresso e il nodo d'uscita e capire chi è l'utente effettivamente in base ai siti che sta visitando. E allora a questo punto corriamo alla difesa. In questo caso la difesa è basata sempre sull'intelligenza artificiale. Che cosa faccio? Anziché cercare di aggirare questo problema, ci hanno provato per anni, faccio in modo di addestrare un modello che inietti il traffico, inietti del traffico finto, ma non uniformemente, inietti del traffico finto addestrandosi, questo è proprio il modello del training di questo sistema, addestrandosi contro questi algoritmi di de-anonimizzazione, di fingerprinting, cioè cerca di avere come nel suo feedback loop, cerca di avere il risultato della predizione e avere come funzione di loss la perdita di accuratezza, l'accuratezza della predizione. Quindi
il tipo di padding, il tipo di traffico che viene inserito e il timing con cui viene inserito viene deciso da quanto viene offuscata la predizione della rete avversaria. Quindi sono, metti l'intelligenza artificiale contro l'intelligenza artificiale, metti due reti neurali una contro l'altra. Questo è quello che succede per cercare di contrastare il web fingerprinting, e vediamo che c'è un embedder che in particolare non fa altro che mappare il volume di traffico nell'unità di tempo su una dimensione più bassa per poter calcolare le distanze tra la predizione e il traffico reale. Quindi io determino il successo del predittore in base alla distanza tra il traffico reale e il traffico visibile mascherato da questa protezione. Per quanto riguarda la flow correlation, la cosa è più semplice, perché la risposta è sì o no, i due nodi sono correlati, allora non ho neanche bisogno di fare l'embedding, vado direttamente a vedere quali sono le risposte. Se la risposta è sbagliata, ho un incentivo a usare questo modello. Se la risposta è corretta, cambio i miei parametri e utilizzerò altro tipo di padding. Ok, abbiamo praticamente finito. Se volete i dettagli sia dell'esperimento che degli algoritmi, li trovate qui, penso che vi daranno anche le slide. Quello che vi posso dire è che DeTorrent, per quanto fosse un paper nuovissimo, presentato in anteprima l'anno scorso e presentato pubblicamente a marzo di quest'anno, in questo momento è oggetto di implementazione in ARTI, che è la nuova implementazione della rete Tor in Rust. Quindi stiamo utilizzando questo che è lo stato dell'arte, la difesa dall'analisi del traffico. Ci sono altre cose che già stiamo facendo, ma questo è lo stato dell'arte nella nuova versione di Tor. Diciamo che abbiamo finito. Grazie. Scusa per prima, che non ho detto che sei socio. Grazie a Giorgio, interessantissimo, soprattutto mi ha colpito il fatto implementazioni in Rust, questa è una cosa molto... questa cosa mi ha colpito tantissimo. No, perché attenzione, vuol dire che il progetto Tor si apre ancora di più alle nuove tecnologie, questa è una cosa molto interessante. È open source, assolutamente, con strumenti open source. Assolutamente. Framework per implementare. Esatto. Assolutamente sì.